Tra i personaggi più interessanti per il futuro di Dragon Ball Super, Whis è sicuramente quello che nasconde più potenziale. Abbiamo avuto infatti modo di vedere un assaggio della sua forza in numerose occasioni e il suo ruolo è centrale per la crescita di Goku e Vegeta. Ma cosa sappiamo davvero di lui? In questo video ripercorreremo tutta la storia di Whis in Dragon Ball, vedendo anche tutte le occasioni in cui l'angelo ha mostrato i suoi poteri. Mettetevi quindi comodi e partiamo subito. Whis è l'angelo assistente di Lord Beerus, dio della distruzione del settimo universo, nonché suo maestro di arti marziali, e già questo basterebbe per farci capire la sua forza, dato che per allenare una divinità della distruzione, certo, ecco, non si deve essere uno Yamcha, per dire, ma della forza di Whis avremo modo di parlarne. Whis è il figlio del gran sacerdote, così come gli altri angeli che sono dunque suoi fratelli e sorelle, e tutti loro sono nati nel reame angelico, di cui ancora non sappiamo molto. In quanto angelo, Whis non solo ricopre dunque un'alta carica all'interno della gerarchia multiversale, ma possiede anche delle abilità uniche nel suo genere, come il non dover mangiare o dormire per restare in vita, per dire le più semplici, senza considerare il fatto che gli angeli non muoiono di morte naturale, sebbene possano essere cancellati dall'esistenza qualora violassero le leggi angeliche, come è accaduto con Merus. Le ultime caratteristiche di Whis in quanto angelo sono sicuramente il suo perenne stato in modalità ultra istinto e il ki divino, ma di ciò avremo modo di parlare successivamente nel corso del video, quando vedremo le abilità e i poteri di Whis mostrati proprio durante il corso della storia. Whis dunque è nato in un passato a noi ancora sconosciuto nel reame angelico, su un pianeta ancora ignoto e che certamente, cioè raga, sarebbe interessante da approfondire, ma dannazione, sono l'unico che spera in una saga incentrata sugli angeli, chiedo per un amico, Dell'infanzia dell'angelo, scusate lo sclero, dunque non sappiamo nulla, tanto che dobbiamo arrivare fin quasi ai giorni nostri per iniziare a sapere un qualcosa di più su di lui. Le uniche cose che possiamo teorizzare sul suo passato sono il fatto che dopo la nascita Whis si sia dovuto allenare per riuscire ad ottenere queste abilità angeliche, e questo elemento potrebbe essere confermato dal fatto che Whis in questo momento sta allenando Merus, un nuovo angelo che è stato mandato nell'universo 7 per avere una visuale più grande, più generale, mettiamola così, sui mortali. Comunque Whis durante la sua esistenza sappiamo che ha passato un periodo allenandosi con la sorella maggiore Vados, quindi altro elemento che sembrerebbe confermare questa teoria dell'allenamento degli angeli dopo la loro nascita. Vados in particolare è l'assistente di Lord Champa e dopo aver interrotto gli allenamenti i due angeli si sono ritrovati anni e anni dopo per festeggiare proprio il compleanno di Beerus e Champa, riuscendo ad evitare lo scontro tra i due dopo che Vados aveva messo a tavola un singolo dolce alla frutta che non sarebbe bastato mai per entrambi. Infine, l'ultima cosa che sappiamo sul passato di Whis è il suo soggiorno insieme a Beerus sul pianeta Vegeta, in occasione di un banchetto organizzato proprio da Re Vegeta in persona. Anni dopo la sconfitta di Majin Buu, Beerus si risveglia da un lungo sonno durato 39 anni e ha dunque inizio qui un viaggio alla ricerca di prelibatezze da mangiare su numerosi pianeti. Viaggio che però porta Beerus a ricordarsi di un certo Super Saiyan God che presto dovrà affrontare. Whis decide così di tornare sul pianeta della divinità, dandoci un primo indizio delle sue abilità, affermando che lui è infatti l'essere più veloce dell'universo, ma non solo. Una volta sul pianeta, Whis utilizza il suo scettro per far vedere lo scontro tra Goku e Freezer su Namek, dimostrando così anche di essere in grado di vedere il passato. Beerus e Whis si recano così da Goku per chiedergli del Super Saiyan God, per poi giungere sulla Terra a fare la stessa domanda a Vegeta, venendo però qui sbalorditi, colpiti dalle gustose prelibatezze del pianeta, come i budini che però Majin Buu rifiuta di condividere. Qui Beerus, furioso, inizia a venire attaccato dai guerrieri Z, e quando sta per distruggere la Terra si ha l'arrivo di Goku con la successiva trasformazione in Super Saiyan God. Mentre Goku e Beerus combattono, Whis utilizza nuovamente il suo scettro per vedere meglio lo scontro insieme a Vegeta, mostrando così l'abilità di poter controllare anche la visione dello spazio che lo circonda. Dopo il termine dello scontro con l'addormentamento di Beerus, Whis decide infine di tornare sul loro pianeta. Tempo dopo Whis torna quindi sulla Terra per assaggiare nuovi piatti deliziosi insieme
insieme a Bulma e qui incontra Vegeta che gli consiglia i migliori ristoranti in cui mangiare, a patto che poi l'angelo però lo alleni per ben 6 mesi, a seguito dei quali si unisce anche Goku. La forza dei due Saiyan qui aumenta a dismisura, tanto da svegliare Beerus che propone a Whis di mandarli a combattere in un'altra dimensione grazie al suo scettro, facendoci capire che l'angelo tra i suoi poteri possiede anche quello di creare dimensioni isolate. In questo caso la dimensione in cui Goku e Vegeta sono stati portati li ha aiutati a sviluppare il Ki divino, permettendo loro di raggiungere il Super Saiyan Blue che usano poco dopo per sconfiggere Golden Freezer. Durante lo scontro con il temibile villain, il mio preferito tra l'altro, lo so, non c'entra nulla però lo volevo dire, abbiamo anche modo di vedere Whis in azione con un potere incredibile, ovvero quello di poter riavvolgere il tempo di 3 minuti. L'unico punto debole, perché sì, a quanto pare anche Whis ha dei punti deboli, di tale abilità è che dopo aver riavvolto il tempo, ecco, non sarà in grado di farlo nuovamente, diciamo subito. Dopo lo scontro con Freezer, Goku e Vegeta tornano così ad allenarsi con Whis, che obbliga i due ragazzi a combattere in forma base senza trasformazioni. Durante gli allenamenti però arrivano Vados e Ciampa, che permettono una prima spiegazione del funzionamento del multiverso in Dragon Ball Super, con i 12 universi e le divinità. Universo 7 e Universo 6 sono così universi gemelli, condividendo molti pianeti e razze in comune, decidendo così di organizzare un torneo tra i guerrieri più forti, introducendo qui le super sfere del drago, in grado di scambiare pianeti tra un universo e l'altro e persino di ripristinare quelli cancellati, come vedremo poi in futuro. Durante questa saga, dunque, Whis dimostra di essere in grado di viaggiare tra gli universi. A seguito di questo primo torneo, mentre stanno mangiando il ramen istantaneo sul pianeta di Beerus, Goku e Vegeta vengono chiamati da Bulma sulla Terra a causa dell'arrivo di Trunks del futuro, e qui Whis e la divinità della distruzione decidono di andare con loro. Con l'apparizione di Black Goku, Whis e Beerus non possono fare a meno qui di notare l'anello che il nemico ha al dito, che solo un Kaioshin superiore possiede, notando anche la stranezza del Ki divino posseduto da Black Goku. L'angelo qui ricorda di un Kaioshin dal Ki simile e si dirige verso l'universo di 10 per incontrarlo. Si tratta di Zamasu. Giorni dopo, Zeno fa la sua apparizione sul pianeta di Beerus chiedendo di incontrare Goku, il quale viene portato alla residenza della divinità con l'aiuto di Kaioshin, dato che Whis impiegherebbe 2 giorni di viaggio per arrivare fin lì. E qui facciamo la conoscenza finalmente del gran sacerdote che li accompagna da Zeno. Dopo questa breve parentesi si torna sulla Terra, dove Whis illustra le sue teorie circa Black Goku e Zamasu, dimostrando di avere un intuito senza precedenti che lo porta a capire alla perfezione cosa sta accadendo. Zamasu ha infatti intenzione di uccidere Gowasu e dopo aver assistito a tale scena, Whis fa tornare indietro il tempo permettendo a Beerus di eliminarlo. Nonostante ciò però la linea temporale del futuro non è cambiata e perciò Goku e Vegeta tornano lì per ingaggiare battaglia con Zamasu e Black Goku, battaglia nella quale veniamo a conoscenza di un altro elemento circa il ruolo di Whis. Nel futuro infatti Beerus è morto e perciò Whis è tornato nel reame angelico, potendo ritornare nell'universo 7 solo quando sarà designata una nuova divinità della distruzione. Dopo il ritorno al presente, insieme allo Zeno del futuro, questo viene portato presso il palazzo imperiale, dove il gran sacerdote chiede se quella sia stata un'idea del figlio, ma Whis risponde che ha pensato a tutto Goku, invitando quindi il padre a passare qualche volta per il 7° universo, ed è qui che poi viene proprio presentata e rivelata la parentela tra i due. Dopo tali avvenimenti, Goku torna ad allenarsi con Whis, decidendo di andare da Zeno per chiedergli più informazioni sul torneo che voleva organizzare. Qui Beerus e Whis dicono a Saiyan di star fermo, di non intromettersi negli affari di Zeno, dato che non sanno cosa questo abbia in mente, ma Goku fa di testa sua, dando vita al torneo del potere, le cui regole vengono dettate proprio dal gran sacerdote in persona, con la più importante che consiste, ovviamente come sappiamo già ragazzi, nella cancellazione del proprio universo in caso di sconfitta. Durante questa saga Whis funge da vero e proprio mentore per i guerrieri del 7° universo e da tramite per le parole del gran sacerdote, spiegando meglio le
le regole a Beerus e gli altri e dando consigli su come sviluppare i vari poteri in battaglia, dimostrando così le sue doti di maestro non solo per le abilità di Beerus, ma anche per quelle di tutti gli altri esseri lì presenti. Per il torneo occorre dunque trovare i 10 combattenti più forti dell'universo, e alle prime battute Vegeta non vuole partecipare dato che Bulma è ancora incinta di Bra. Qui però Whis, usando il suo scettro, fa letteralmente partorire la donna, che dà alla luce la bambina. Un potere molto interessante, cioè non c'è che dire, lo so. Dopo aver scelto il team, Whis allena per un'ultima volta Goku, mentre Majin Buu si addormenta obbligando a scegliere un sostituto. Qui Goku propone di chiamare Freezer, ma tutti si oppongono. Il Saiyan chiede dunque a Whis qual è attualmente la loro probabilità di vittoria, ma l'angelo non può saperlo, anche perché c'è un universo dove vive un essere più forte della divinità della distruzione, divinità che è ancora più forte di Beerus, convincendo così tutti ad assoldare Freezer. Durante il torneo Whis analizza le abilità dei guerrieri degli altri universi, spiegandole a Beerus e ovviamente a noi spettatori, e il suo ruolo rimane questo fino all'ottenimento di Goku dell'Ultra Istinto. Qui Whis è fiero del suo alunno ed è visibilmente eccitato, tanto da sorridere quando Goku sblocca la forma completa di questa tecnica angelica. Dopo la vittoria, Whis risuscita infine anche Freezer come regalo da parte di Beerus per aver fatto un ottimo lavoro durante questo torneo. A seguito del torneo del potere ha poi inizio la saga di Moro, che è importantissima per Whis e per gli angeli in generale. Qui Whis si reca infatti al palazzo di Zeno per parlare con il gran sacerdote, guardando l'allenamento in corso tra Goku e Merus. Whis si trova lì proprio per discutere le leggi angeliche che regolano il comportamento degli angeli nell'universo. Merus, angelo apprendista, era stato infatti inviato da Whis nell'universo 7 per avere una visione sul mondo dei mortali, rivelando però la legge angelica qui più importante, ovvero il fatto che gli angeli devono essere imparziali, cosa che Merus non sta facendo. Quest'ultimo infatti non solo sta allenando Goku usando qui tutto il suo potenziale, ma è anche intenzionato a salvare l'universo da un certo Moro, combattendo rilasciando tutto il suo potenziale. Prima di andare sulla Terra a combattere, Goku e Merus vengono così richiamati da Whis, che spiega loro la situazione, criticando l'atteggiamento del fratello di voler affrontare il nemico. Se Merus dovesse intervenire nelle vicende dei mortali, allora verrà letteralmente sradicato dall'esistenza, avendo violato la più importante delle regole. Whis riporta così Merus sul pianeta di Beerus, guardando da lontano lo scontro tra Goku e Moro sulla Terra, con Whis che loda il fratello comunque per l'ottimo allenamento svolto sul Saiyan, il quale però non ha ancora padroneggiato per bene l'Ultra Istinto, dato che consuma ancora troppa energia. Dopo che Goku viene messo KO quindi una prima volta da Moro, Merus mostra qui tutta la sua preoccupazione, venendo però frenato da Whis che ricorda lui la loro posizione, che deve essere esterna alle vicende. Solo le divinità della distruzione possono intromettersi negli affari dei mortali. Lo scontro sulla Terra però sta portando alla vittoria di Moro, le cose peggiorano di minuto in minuto e perciò Merus alla fine decide di intervenire, permettendo a Goku e gli altri di riprendersi. Merus però viene qui eliminato dall'esistenza, permettendo a Goku di raggiungere la forma perfetta dell'Ultra Istinto. Moro qui si fonde con la Terra minacciando l'intera galassia, ma è in questo momento che il Gran Sacerdote richiede subito la presenza di Beerus. Whis, prima di partire, si reca però sul campo di battaglia, bloccando con l'uso del solo indice i colpi di Moro. Cioè, mentre Goku è in difficoltà, Whis proprio li blocca con un dito, ragazzi. E qui Whis consiglia effettivamente al Saiyan di sconfiggere il nemico, distruggendo il cristallo sulla sua testa. Dopo aver raggiunto il palazzo di Zeno, Whis e Beerus vengono rimproverati dal Gran Sacerdote per non aver istruito correttamente Merus, obbligandolo così a eliminarlo dall'esistenza proprio a causa della violazione delle regole angeliche. Nonostante ciò, però, il Gran Sacerdote, cioè comunque non era stupido, aveva capito le buone intenzioni di Merus e perciò decide di riportarlo in vita come mortale, obbligando però Beerus e Kaioshin a giocare con gli Zeno come punizione. Tempo dopo, Goku e Vegeta tornano quindi ad allenarsi con Whis, con la decisione di Vegeta di abbandonare l'idea proprio di raggiungere l'Ultra Istinto in quanto la tecnica non calza su di lui, decidendo invece di allenarsi con Beerus. Whis nel frattempo consiglia a Goku di smettere di imitarlo perché tanto, cioè, gli angeli, raga, hanno una potenza irraggiungibile dai mortali. Ciò che deve fare il Saiyan ora è quello di trovare la sua personale forma dell'Ultra Istinto. Non deve più imitare i movimenti di Whis
e il suo stato mentale, ma Goku deve fare sua quella tecnica. E Goku riesce effettivamente a fare ciò creando il True Ultra Instinct, o Ultra Istinto Saiyan, come preferite, dopo aver visto proprio i ricordi del padre Bardock che combatteva contro Gas. Whis, a termine della battaglia contro Gas e dopo l'arrivo di Black Freezer, riporta Goku e Vegeta quindi sul pianeta di Beerus, iniziando una nuova fase di allenamento anche insieme a Broly. Questa dunque era tutta la vita di Whis conosciuta finora. Durante il video abbiamo avuto così modo di vedere l'angelo in azione, venendo a conoscenza della forza angelica e di alcune leggi che regolano il suo operato. Ditemi quindi, a voi piace Whis come personaggio? Io personalmente lo adoro, e infatti, cioè, come vi ho detto prima, il mio sogno in Dragon Ball sarebbe proprio quello di assistere ad un approfondimento sugli angeli. Non dico anche solo, cioè, la saga di Moro è stata incentrata molto su queste figure angeliche. Però cavolo, sarebbe bello un approfondimento su Whis, sul Gran Sacerdote, su come nascono gli angeli, non lo so, speriamo in una futura saga con il multiverso. Voi ovviamente fatemi sapere le vostre teorie e le vostre opinioni su Whis qui sotto nei commenti, e noi ci rivediamo come sempre alla prossima!